Benvenuti carissimi amici di Briciole di Storia, benvenuti anche a tutti i panda. È qualcosa di più dei panda, questo certo. Non è questione di panda, che pure un animale che è in pericolo di estinzione, carinissimo, eccetera eccetera, pur con la sua dieta assurda, ma... Certo, precisamente. Questo è un cimelio del passato, sì. Risale al 85-86, qualcosa del genere. Ma aspettate, prima diciamo che è un cappello. Si vede, ma si intuisce, ma comunque... Un bellissimo cappello. Sul bellissimo è significativo, ecco, bellissimo avrei qualche... Diciamo che si acquistavano dando un obolo, infatti c'è scritto a sostegno del WWF. Faccio notare che è il vecchio simbolo del WWF cambiato nell'ultimo decennio. Perfetto, esattamente quello che volevamo far vedere. Questo è quello di un tempo. Non siamo ai tempi della fondazione, perché la fondazione è del 68, quindi invece siamo al contrario, nell'86. 68 comunque... in Italia, giusto? Nel mondo è 61. Yes, perfettamente. Che poi nel mondo vuol dire in Inghilterra, perché sono un po' loro che hanno promosso questa cosa qui. Infatti in Inghilterra il WWF è una vera potenza, con centinaia di migliaia di iscritti, in Italia un po' meno. Beh, ha avuto comunque i suoi anni d'oro anche in Italia. Sicuramente sì, è stato significativo nel fare cultura, nello spiegare alle persone i pericoli che correva l'ambiente, che sta correndo tuttora, perché non è che adesso le cose si siano... No, anzi, per certi versi addirittura peggiorate. E in fin dei conti la recensione finisce qui, è un tuffo indietro, in un passato recente, un argomento che per un po' ha avuto anche un'importanza sulla ribalta nazionale, poi purtroppo un po' dimenticato. Ma è proprio di queste cose che Briciole di Storia si vanta, cioè... di trovare delle cose che sicuramente o quasi sicuramente la maggior parte delle persone ha avuto e ha buttato, perché non ha usato più, perché invece qualcuno le ha dimenticate da qualche parte e noi le recuperiamo. E ci raccontano qualcosa, ci raccontano del 1986, quindi di una partecipazione o di una manifestazione o un banchetto, o di aver visto qualcosa, di aver comprato qualcosa, aver aderito e aver avuto in dono un cappellino rappresentativo che in quel momento a quel ragazzo ha fatto molto piacere o portare o regalare. Se vai in giro per le oasi WWF, dove hai l'occasione di vedere animali e piante naturalmente, il difetto è che gli animali tendono a scappare. Sì, giustamente. E l'abbigliamento deve essere fatto in maniera tale da non destare la loro attenzione e quindi il loro spavento. Quindi non vai in giro con cose rosse o gialle. Vai in giro con cose bianchicce, grigie, verdi, in modo che... Questo credo che sia un po' ingrigito anche col tempo. Sì, però questo però sì, certo, ovvio. Adatto all'uopo. Va bene. E con questa cosa vintage, anche nel linguaggio, salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima!